Cari amici, rieccoci, bentornati. Questa sera parliamo di nutraceutica e di integrazione proteica e lo facciamo con Guido Dracone, imprenditore e proprio fondatore di questa società che si chiama Nupenta. Ben arrivato Guido. Buonasera, Ben benvenuto. arrivato. Grazie. Nupenta è un'azienda italiana, direi tutta cuneese, che commercializza e divulga, commercializza prodotti alimentari per contrastare le adiposità localizzate, il sovrappeso e l'obesità e ne divulga poi tutti i metodi e i contenuti, corretto Guido? Corretto, Ci certo. racconti un po' come nasce questa Beh, bella storia d'impresa? questa storia nasce proprio nel Cuneese con mia madre e il dottor Gontero nel 1999 con una realtà che si chiamava Penta, oggi New Penta, ma erano cinque soci e dal nome è nato anche un po' il metodo che riprende il metodo della Blackburn, della dieta chetogenica. È sempre di più diffuso oggi e articolato in varie fasi, da una dieta very low calorie diet al mantenimento. E in questo contesto Penta ha sviluppato tutta una serie di prodotti per far sì che il paziente, la persona che utilizza questi prodotti, possa seguire il protocollo, sostituendoli in una fase iniziale ai pasti della giornata per poi arrivare a un'integrazione e un corretto stile di vita. Ci racconti un pochino meglio quali sono proprio le caratteristiche intrinseche di questi prodotti che commercializzate? I prodotti sono prodotti principalmente con un alto quantitativo di proteine, un buon quantitativo di grassi funzionali e pochissimi carboidrati. Questa dieta, i prodotti vengono usati per una dieta in cui il quantitativo giornaliero massimo di carboidrati deve essere intorno ai 50 grammi. Bisogna dare il giusto apporto proteico per mantenere inalterata la massa magra e per avere un dispendio energetico con la digestione delle proteine. E poi ci sono dei grassi che servono in alcuni casi come fonte energetica, in altri sono comunque funzionali. Gli zuccheri, e i carboidrati, quindi di conseguenza, cioè i carboidrati e gli zuccheri di conseguenza vanno tenuti sotto controllo e anche in questi bisogna fare molta attenzione in base all'indice glicemico e i prodotti più importanti del nostro catalogo sono bassi in carboidrati. Poi c'è tutta una gamma di prodotti che servono poi per la vita di tutti i giorni, che hanno fonti di carboidrati nobili. Le fonti proteiche vengono usate le fonti più importanti per avere un aminogramma il più possibile completo e sono arricchiti in vitamine e quant'altro per rendere il prodotto funzionale. Assolutamente. Dove possono trovare i nostri amici che ci seguono da casa i vostri prodotti di cui tu stasera, insomma, ce ne hai portato un po' Cioè, qua, no? Poi magari li vediamo insieme. la particolarità di questo metodo, perché il prodotto segue un metodo, è che ed è gestito solamente da terapeuti. Cosa vuol dire? Che non è una dieta fai da te o prodotti che puoi mangiare liberamente, anche se concettualmente il prodotto puoi assumerlo, però deve essere, la sua forza è in un contesto terapeutico. Questo è un contesto terapeutico proprio per evitare quello che è la problematica principale delle diete, cioè oggi perdo peso e domani lo riprendo, oppure mi gestisco da solo. Che non è mai Beh, non facile, è mai no? facile. New Penta, quando ha iniziato il suo cammino, ha deciso di rivolgersi solo ai medici specialistici, ai nutrizionisti e quant'altro, e i prodotti si trovano direttamente in azienda o in alcuni negozi a marchio. E per poterli avere è comunque obbligatorio il buono d'ordine timbrato e firmato del medico Del che ti proprio medico, segue. e quindi E direi quindi proprio una cosa non puoi, seria, no, sì, ecco. non puoi autogestirti, anche perché sono molte le problematiche che si possono riscontrare durante un percorso terapeutico, sia in fase di arruolamento, ma soprattutto che incontri giorno dopo giorno. E io sono sicuro e convinto, anche perché comunque la sperimento su di me, che spesso e volentieri comunque Infatti è una linea perfetta, devo dire. avere chi ti consiglia o ti segue tante volte è un aiuto per poter superare i momenti di difficoltà. Certo. Allora, tu ci hai portato qui in puntata. Qui per esempio abbiamo delle barrette al gusto frutti rossi. Ecco, queste quando si Beh, questo possono, qua è un per prodotto esempio, di, io chiamo di ultima generazione Sì. perché gli ultimi anni la Penta ha cercato di sviluppare sempre di più delle ricette esclusive. Questa è una barretta che si può usare benissimo come snack del pomeriggio o a metà mattina, ha un alto quantitativo di proteine, è arricchita in fibre che vanno a stimolare il microbiota intestinale e le vitamine.
ed è un prodotto che nel protocollo stretto lo si sostituisce alla merenda o, ripeto, a uno snack a metà mattina. È un ottimo snack poi nella fase di mantenimento e transizione. Questi Certo, prodotti qua, sì, tipo i Choco Crunch, invece Choco nascono da una Crunch. nostra azienda che abbiamo creato 2 anni fa nel territorio proprio del Sì. Cuneese, sfruttando l'expertise di un personaggio che è molto bravo nella gestione del cioccolato, wafer e cialde. È un crunch, una galletta di quinoa ricoperta con doppio strato di cioccolato proteico con nocciole Mi del sta venendo un po' Piemonte. fame, però, Questo è un Guido, ottimo eh? snack. E in Adesso questo, siamo insomma, pre-cena, ecco, questo qua si è questo è un potrebbe. ottimo snack pre-cena o soprattutto un bel Quindi dolcino che possiamo si può. assaggiarlo in diretta, Certo, è un possiamo ottimo. farlo così. Diciamo, insomma, le caratteristiche funzionali, devo dire, ce le hai spiegate, no? Quindi sicuramente è un metodo sano. Adesso però ti devo dire se sono anche buoni, I perché. prodotti devono andare incontro alla compliance del paziente, nel senso che comunque noi dobbiamo fare nutraceutica, cioè introdurre dei, Assaggiamo. del, sono da dividere, li sono due insieme, dobbiamo dare degli attivi che vanno a stimolare le funzioni del nostro organismo, però dobbiamo anche gratificare il palato perché abbiamo fatto per esempio uno studio a Roma. Con la Sapienza per 6 mesi i pazienti sono stati in terapia, quindi deve esserci anche una certa aderenza di chi segue la dieta, cioè, Devo dire che è molto buono. non può essere solo costrittivo. È molto buono, quindi sicuramente non sarà difficile, ecco, seguire una dieta di questo No, tipo se tutti i prodotti. Poi vedo anche qua delle tagliatelle, per sì, perché esempio, comunque in Italia il pranzo è fatto con la pasta e le tagliatelle proteiche, sempre con un basso quantitativo di carboidrati, possono sostituire benissimo una pasta. Cioè, la gamma prodotti è stata studiata per andare incontro a tutte le esigenze dei pazienti, da chi ha una vita sedentaria a chi fa una vita dinamica. Se amica. uno deve mangiare a casa con la famiglia, potrà farsi la pasta, le omelette, le zuppe e quant'altro. Chi la mangia in ufficio avrà dei piatti pronti e chi invece è sempre in giro può sostituire con la Quindi, barretta e quant'altro. diciamo, per Quindi, qualunque tipo di esigenza e o stile di vita a questo certo. punto, ecco. In quanti siete, Guido? L'azienda in 10 anni che la gestisco, no, 12 quest'anno, il tempo passa, siamo passati da essere un team di una decina di persone, oggi siamo un gruppo di 50 persone che lavora come dipendente. Poi abbiamo un board scientifico collegato, parecchi consulenti che comunque ci permettono di sviluppare questi prodotti, di crescere nella formazione e è un mercato che dal punto di vista scientifico che si evolve ogni anno, quindi bisogna stare al passo. Stare al Comunque passo. l'azienda conta una cinquantina di persone ed è un bel Con la sede è gruppo. proprio Cuneo città o La, vicino? sì, noi siamo a Castelletto Sì, Stura, sì, quindi comunque siamo a vicinissimi. Cuneo come logistica e poi fondamentalmente abbiamo dei informatori scientifici su ogni regione, siamo itineranti perché arriviamo proprio adesso da una tournée, posso chiamarla tournée Sì. di 6 corsi formativi in giro per l'Italia tutti i weekend. Quindi si lavora sia in settimana che nei fine settimana. Fondamentalmente Eh sì, la sì. formazione è più che altro fatta il sabato e la domenica, non è mai facile organizzare, comunque. Si sta lavorando bene, a gennaio partirà, abbiamo anche una scuola di formazione che si chiama l'Academy e fa dei corsi tematici multilivello, nel senso che dal principiante al medico specializzato. Specializzato. Ecco, se tu dovessi dirmi quali sono stati secondo te in questi anni i tre principali risultati che avete raggiunto? A livello personale, risollevare un'azienda che avevo preso, che aveva fatto partire mia madre, poi è mancata e l'ho dovuta riorganizzare. E poi rinseguire un mercato e diventare leader, cioè fondamentalmente è un cammino. Poi i più bei risultati saranno quelli che si devono ancora raggiungere, perché comunque non ci fermiamo mai. Adesso una grossa sfida è il mercato sudamericano. Che richiede questi prodotti? Chiede questi prodotti perché comunque questa metodica si sta diffondendo a livello mondiale, soprattutto l'Italia sta diventando a livello scientifico
un leader, però i paesi, l'America, progetti legati al diabete, all'obesità, cioè tutto dove Certo. c'è il diabete, dove c'è l'obesità, è la metodica da seguire. Quali mezzi usate per farvi conoscere? Avete un sito, siete sui Beh, social, fate i convegni, ecco. noi facciamo tantissimi convegni e formazione. Poi ultimamente stiamo lavorando anche con i vari social. È un po' particolare perché sul social si sono creati più dei gruppi di utilizzatori dei prodotti che si Ah, scambiano si scambiano informazioni. anche Sì, si sono opinioni, creati dei magari. gruppi. Come azienda è un pochettino più difficile, anche perché noi dobbiamo sempre posizionare una comunicazione per il medico e una comunicazione per il Per il paziente. Quindi il paziente. paziente è più un target dove dà indicazioni su come preparare il prodotto, Certo. per il medico è più una comunicazione scientifica Fisica. sull'utilizzo. In più, ultimamente stiamo lavorando con lo chef Luca Barbieri della cucina lineare metabolica. Meraviglia. È una cosa interessante Bello. perché oltre a rendere questi piatti più gradevoli, stiamo proprio introducendo dei concetti di temperature, cotture, in modo tale che le proteine, che sono la struttura di questi preparati, non vengano denaturate da magari una cottura troppo lunga, troppo alta e quant'altro. Obiettivi per il futuro in due parole perché siamo davvero in chiusura, Guido. Sono un po' prolisso. No, obiettivi per il futuro, l'ho detto prima, riuscire a fare un bel progetto nel Sud America, continuare a crescere in Italia e far crescere le risorse che collaborano con noi, questo è sicuro. E noi non possiamo che augurarti, insomma, che sia così. Ringraziamo molto Guido Dracone, imprenditore di New Penta, azienda di nutraceutica, e ringraziamo molto, cari amici, anche voi che ci seguite tutte le sere numerosissimi. Vi do appuntamento a domani sera con un'altra entusiasmante sfida vincente. Ciao!